che Conte possa essere la salvezza del Movimento 5 Stelle che lei ha lasciato? Ma Conte sicuramente è una persona che ha consenso, quindi può essere una salvezza in termini elettorali, cioè se questo è il ragionamento che porta avanti Di Maio, allora lì ha ragione, cioè sicuramente Conte può aggiungere dei consensi, però dal punto di vista di organizzazione, dal punto di vista di obiettivi, dal punto di vista di programmi, non aggiunge assolutamente nulla. Cioè il problema del Movimento 5 Stelle non è trovare delle persone che possano portare altri voti. Il problema del Movimento 5 Stelle è che da 400 giorni non ha una leadership, e quello è stato uno dei grandi problemi di tutto l'anno passato, che ha portato all'allontanamento mio e di altre persone. Ripeto, io nel Movimento 5 Stelle c'ero dalla nascita, non è che c'ero entrato quando era al 30%, quindi è stato un percorso doloroso, sofferto, ma necessario, quando ci si rende conto che, analogamente al Partito Democratico, che secondo me, lo dico con il massimo rispetto per la sua storia e per Misiani che parlava prima, secondo me vive la stessa crisi che vivono i suoi partiti gemelli in Francia e in Germania, cioè difficoltà a fissare gli obiettivi e sostanzialmente un'attitudine a occuparsi esclusivamente di potere, che è esattamente quello che diceva anche Zingaretti, piuttosto che occuparsi di temi ed essere riconoscibili su quello. Io credo che in questo momento il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico abbiano difficoltà a distinguere l'offerta politica, cioè il Movimento 5 Stelle si è appiattito molto sulle stesse modalità del Partito Democratico, e questo è stato uno dei problemi che ha causato l'allontanamento, con la differenza che nel Partito Democratico perlomeno si parla di leadership eletta democraticamente, nel Movimento 5 Stelle no. Quindi questo si lega a Conte. Però in Italia, così concludo, in Italia c'è un grande problema ulteriore, che non è che gli stessi partiti, cambiando la comunicazione o aggiungendo delle persone, ritrovano credibilità. Cioè, in Italia c'è un problema di alternativa che manca, e c'è bisogno che si affaccino delle cose nuove sullo scenario politico. Questo governo, in cui dentro c'è tutto il contrario di tutto, appiattisce molto la scena e chiama i ragazzi giovani, le associazioni, i gruppi civici a mettersi in gioco e cercare di creare un'alternativa. Questo è quello che dovremmo Però provare a fare un'alternativa agli politicamente. uni con gli altri, adesso se c'è un, diciamo, questo è uno schema di No, alternative. emergenza, quello No, di no, ora. io dico Però mi alternative faccia come andare che da Davide Giacalone. si Davide, tornerà ti chiedo un a votare? commento brevissimo, poi andiamo in pubblicità.